La prima volta che ho visto il mare ho provato una sensazione unica, di libertà. E da quel giorno non l'ho più abbandonato. Io sono 35 anni che faccio questo mestiere, discendo da tre generazioni di mitilicoltori. La mitilicoltura a Taranto non è un mestiere, ma bensì un'arte. Deve essere tramandato di generazione in generazione. Taranto è l'unica zona al mondo dove si producono mitili artigianalmente. Noi proseguiamo la tradizione con metodi nuovi e innovativi e sostenibili per l'ecosistema marino che è da proteggere. Stiamo passando da usare materiali in plastica a materiali ecologici, rete biodegradabile. Quando mangi una cozza di Taranto è difficile dimenticare il suo gusto, il suo sapore confuso tra dolce e salato. L'acqua del Mar Piccolo è bassa di salinità grazie alla presenza di 34 sorgenti marine di acqua dolce. È questo che dà un sapore unico alle cozze. Quando si dice Taranto si pensa all'inquinamento. È stato messo un timbro. Abbiamo trascorso 10 anni di inferno, ma noi siamo duri a morire. Noi produciamo in un'oasi naturale. Non abbiamo scarichi di nessun tipo, non c'è nessuna fonte inquinante. È una culla il secondo sino. Slow Food ha portato una ventata di gioia nella mitilicoltura, perché ci ha messo di nuovo in gioco, ci ha aperto un canale nella legalità, ci ha ridato dignità, ci ha portato un marchio di riconoscimento che protegge il nostro prodotto. Dicono che noi mitilicoltori siamo il simbolo della rinascita a Taranto. Non lo so se sia vero, però so che il mio lavoro mi piace perché mi rende libero. Io rubo le migliori albe e i migliori tramonti e nessuno me lo potrà togliere. La fabbrica rappresenta il passato, noi siamo il futuro, il mare e la mitilicoltura.